Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata zucchine ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a dadini, olio evo, aglio, sale, pepe, latte, uova, ricotta, parmigiano, pecorino, farina, sale, lievito istantaneo per torte salate e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino e il parmigiano e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere l'olio e l'aglio e facciamo insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le zucchine. Il pepe. Il sale. E cuocere per 9 minuti. 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Mettere da parte le zucchine. Abbiamo tolto le zucchine dal boccale, le abbiamo scolate dal liquido di cottura, adesso le lasceremo intiepidire. Mettere nel boccale la ricotta. L'uovo, il latte, il parmigiano e il pecorino grattugiati, la farina, il sale, lo zucchero ed il lievito ed impastare per 2 minuti in modalità spiga. Aggiungere le zucchine. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 2. Il composto risulterà colloso. Trasferire in una teglia da 20 x 30 cm rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta salata, zucchine e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!